Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Come sempre, oramai è tipo un mantra, iscrivetevi al canale se per caso non lo siete e ricordatevi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le live che escono sul canale. Inizio subito col dirvi che mi sono rotto i coglioni di leggere sti articoli scritti da testate giornalistiche, e sto facendo le virgolette, voi non potete vedermi, ma testate giornalistiche è tra virgolette, che parlano solo dei genitali. Porca vacca ladra, e mi sto trattenendo, eh? Ma basta, basta! Lo dico, mi sfogo e poi faccio un recap di tutte le info che abbiamo visto nelle ultime settimane, comprensiva la Night City Wire 3. Testate giornalistiche di sta minchia, avete rotto i coglioni con questi articoli clickbait. Almeno una alla settimana parla dei genitali e della customizzazione assurda di Cyberpunk. Basta, ci avete frantumati i coglioni, che per fortuna nel gioco potremo sostituire con sta cosa. CD Projekt ha parlato mezza volta di questa cosa e sono almeno 6 mesi che ce l'ha propinate trascinando e tralasciando tutto il resto. Avete letteralmente cagato la minchia. Ora parliamo di Cyberpunk seriamente. Night City Wire 3, cosa si è visto e cosa sappiamo oramai a 2 mesi dall'uscita del gioco? Nella live ci hanno mostrato finalmente le bande che compongono il marciume di Night City e ce ne sono veramente per tutti i gusti. Non sto qua ad elencarvele, le vedete ora sullo schermo, l'unica cosa che c'è da dire è che sono parecchio ispirate. Ben fatto CD Projekt, non vedo l'ora di vedere che missioni e come ci si dovrà comportare con ognuna di loro, visto che noi siamo dei fottuti mercenari e possiamo fare un po' il cazzo che ci pare. Altra cosa interessantissima, che in realtà è uscita dopo la live, in qualche giorno dopo la live, è il fatto della lunghezza del titolo. A quanto pare CD Projekt, da quello che ha imparato in The Witcher 3, ha deciso di accorciare la storia in Cyberpunk, in quanto in The Witcher la maggior parte delle persone non ha finito tutte le quest, o per esempio non ha finito la storia principale, o non ha platinato il gioco per quanto riguarda le console. Scelta saggia o no, la decideremo dopo l'uscita del gioco, e non ora ovviamente. Ora possiamo dare delle opinioni che sono curioso di sapere, quindi qua sotto al video lasciatemi il vostro commento a riguardo. Per quanto riguarda la mappa, oramai uscita parecchi mesi fa, durante la live il designer ha specificato che, pur essendo una mappa parecchio estesa, tra Badlands e Night City la vera forza di questo mondo è la sua verticalità. Si sapeva già in realtà questa cosa, ma è stata confermata direttamente da loro proprio all'inizio della Night City Wire 3. Quindi avremo un mondo sviluppato non per estensione orizzontale, come nel 99% dei titoli presenti sul mercato, ma un'estensione verticale. Che altro dire, che altro dire? Ci saranno le romance. Ve lo dico perché è una notizia che ho visto che è passata parecchio in sordina, non si è capito bene la loro portata, ma ci saranno o ci dovrebbero essere. Oltre a ciò si è saputo, e ho fatto un video precedente a riguardo, che nella versione online multiplayer verranno inserite le microtransazioni, e solo nella versione multiplayer, e non vi daranno bonus per le kill o minchiate varie, saranno per il 99% estetiche, non credo ce ne saranno diverse o per altro tipo. Comunque uscirà in un secondo momento la versione multiplayer e con questo le microtransazioni. Direi che in realtà non c'è molto altro da dire, o meglio ci sarebbe, ma ho fatto svariati video sulle novità precedenti, quindi andateli a vedere, c'è anche tutta la lore di Cyberpunk, almeno le parti principali della lore di Cyberpunk. Aspettiamo un Night City Wire 4, se ci sarà, non ho visto se l'hanno confermato o meno, o direttamente l'uscita del gioco, che in realtà oramai è prossima, mancano meno di 2 mesi. Ah sì, giusto, tutti i ragazzi che compreranno la nuova console sappiate che potrete giocare a Cyberpunk nella versione della generazione precedente alle nuove, quindi PS4 e Xbox One. E che solo nel 2021, credo proprio nel primo trimestre, arriverà una patch che porterà definitivamente la versione del gioco sulla nuova generazione di console. Quindi immagino ci sarà un upgrade grafico e svariate altre cose che vi porteranno nel 2020 e non nel
1995 la versione del gioco. Ovviamente per noi giocatori PC invece avremo tutto subito. Per fortuna, per una volta avremo tutto subito, quindi premierò malissimo la mia 2080, ma malissimo. Sono anche indeciso se prendermi la serie 3000, la serie 30, quindi vedremo. Bene, noi ci vediamo alla prossima live, se ci sarà, o direttamente a Night City il 19 novembre. GG a tutti quanti.